Professor Cantor. Valenti. Buonasera. Buonasera. Piacere. Sì, mio, venga pure, come no. Permesso. Come no, venga pure, dormivo, ma che voleva dire? Venga pure. Allora, dottor Valenti, no? Scusi, questo è l'apprezzamento. No, prego, ci mancherebbe. Io nei confronti di un caro collega che si diverte a scoprire l'acqua calda. Allora, signor Valenti, lei è venuto qui per cosa? Ma niente, ho avuto modo, innanzitutto la ringrazio per l'ospitalità e per l'occasione che ha deciso di concedermi. Ho avuto modo di leggere un po' le sue ricerche più recenti. Da come ho capito, riguardano essenzialmente i numeri. Ha studiato i diversi numeri naturali, gli interi, esatto. E è riuscito a trovare una relazione che è quantomeno inaspettata. Da come ho capito... Guardi, sono tanti quanti. È facilissimo, sono tanti quanti. Tanti quanti. Tanti interi, tanti naturali. Facile, facile. Vuoi vedere perché? Certamente. È facilissimo. Non so come sono tutto orecchi. Hanno arrivato prima. Guarda, immaginiamo di scrivere qua i numeri interi, va bene? Ok. Ecco qua, 1, 2, 3, davanti da qui. E qui li abbiamo tutti. E questo ci siamo, no? Certo. Ok. Per dire che sono tanti quanti i numeri naturali, basta che a ogni numero naturale gli collego, gli associo uno e un solo numero intero. Va bene? Mi sembra sensato. Allora, ascolti bene. Qua sotto ci scrivo questo è Z, questo sarà N. Va bene? Ok. Allora, guardi, guardi come, qual è il collegamento, la logica. Cerchi di cogliere. Vai. Ecco, torna che questo è un collegamento 1 a 1 finora. Ok, quindi lei sta associando i numeri pari con i numeri interi positivi. Esattamente, sì. Esattamente. Certo, mi sembra evidente. Ok. Allora, 1, 3, 5, guardi quanto è semplice. Ah, ok. Beh, sì, devo dire che visto così sembra molto, quasi fin troppo semplice. Certo. Non so se è abuso troppo della sua pazienza, ma avevo letto anche qualcosa riguardo dei numeri razionali, non so lei, se... Lei è un buon gustaio, comunque sì, va bene, proviamo, ho capito, proviamo a dimostrare la stessa cosa, va bene? Cioè che cosa vogliamo provare? Vogliamo provare che anche i razionali li si possono contare. Contare, come sì. Esatto, certo. Li abbiamo contati, li abbiamo messi in un ordine, li abbiamo enumerati. Ok, tra sì. 10 anni uscirà il termine numerabile, quindi tra un po' gli daremo un nome. Adesso ancora contare. Resta tra noi. Tra noi, sì, sì, sì. Ok, adesso proviamo con i razionali. Io li elenco, va bene? Li elenco qui. I razionali, lei sa, sono tutte frazioni, no? Quindi io do per buono che lei sappia questo. Ma è uno, qui, mezzo, un terzo, bene? Torna con me un po' il gioco, certo. No? Quindi tre. Procediamo. Trovo un collegamento pure tra questi, va bene? Guardi come lo trovo questo. Ok. Questo per me è il primo. Quello a cui associo l'uno o lo zero, uno dipende. Questo è il secondo. Ok, passiamo a quello a fianco. E poi questo è il terzo. Questo è il quarto. Questo è il quinto. No, è chiaro? Beh, lo schema... Li si possono enumerare. Cosa manca? I razionali non sono anche le frazioni negative, certo. Mi verrebbe da dire. Ma qual è il problema? Dedichiamo a questo conteggio solo i numeri pari. Questo è il numero 0. Di nuovo il trucco di prima. Questo è il 4, questo è il 6. E per tutti i negativi, certo. Simmetricamente, con i numeri funziona. Glielo devo chiedere. Vale. Qualche argomentazione simile, magari la sta già studiando e ne ha conoscenza. I numeri reali a questo punto mi mancano. I numeri reali. Loro sono numerabili. Mi stai a sentire. I numeri reali sono assolutamente numeri. Lo sono quindi? Professore. Dicevo, scusi, sono assolutamente numerabili. Infatti, guardi, c'è il... Professore, va tutto bene? Professore? 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 Basta, veloci.
reali numeri.